E della posizione in cui vi siete, diciamo, collocati. Ci tengo a precisare che non si tratta di una gara, non andrò a vedere chi è arrivato per primo. State tranquilli, non è una gara. So, what's nice though is that the teacher can have maybe on an iPhone or project, and they can see data about where their students are and who might be stuck. So I can see on here, you know. Additionally, and then if I run my mouse, I can see the task they're working on, right? Versus the task they're working on. Additionally, I can come over to reports. Quindi l'insegnante in realtà può osservare anche semplicemente attraverso il suo iPhone i dati, può anche osservare chi si è bloccato, chi non è riuscito ad andare avanti, ma può anche vedere quali sono i task che sono stati compiuti, cioè i compiti che sono stati svolti poi dai vari giocatori e anche i report. And I should have seen your data. I don't know if it's blocked for some reason. Adesso non so per quale ragione si è bloccato, in realtà io dovrei essere in grado di visualizzare i dati. Let me try. No, they wrote. I saw them writing. I saw them writing. Oh, you know what? Sorry, it's still downloading. It's slow, sorry. Scusate, la Anyway, connessione è I would see lenta. the data here. Comunque io ho ricevuto i And what's dati. nice is it's all in a rich text editor, so I can go in, I can highlight pieces, mark them up, and then I can leave comments as the teacher scoop, right? E la cosa divertente è che in realtà tutto il testo viene scritto in Rich Editor, così che io posso evidenziare, posso aggiungere dei commenti, proprio come il professor Scoop. E So I can come in here and see what you wrote. quindi posso vedere che cosa avete scritto. And leave comments. E lasciare anche un commento. I want to jump over to, so that was for Doctor's Cure, and we'll do a debrief in a second. I want to hear the reactions. For people who did On the Right Track, which was teacher education game, do you want to actually say it and I'll just show it? Okay. Just because then you can, well, you can do it. Ok, Yeah. adesso andrò a vedere Doctor's Cure, poi ci sarà un debriefing, For middle però per un school. attimo c'è anche chi ha fatto On the Right Track, che era un gioco per la formazione degli insegnanti, e forse la dottoressa Ricci vuole aggiungere qualcosa. No. So on this one, I can also see the network of the people. And normally we would have you start in the network. So this is the professional network. And I can see in here that you've already made some progress in the game in your network. And down here, I see how you're doing with students, right? When you finish and move forward, you actually get props in the game that now I can give to my peers when I comment on their real-world posts. Yeah, props in English. I will leave it props. Ora potete vedere che questo è un network professionale dal quale io posso vedere come siete avanzati nel gioco e anche come come avete fatto avanzare i vostri studenti, come si sono evoluti i vostri studenti. Quindi alla fine potrete ricevere dei props proprio e come messaggio finale, insomma. So here are the tasks you're working on. Questi sono i compiti, i task sui quali state lavorando. So once you finish the game and accept the challenge, Quindi, then però. you post a topic, and then you have to get other people to comment on your post. Quindi una volta che avete finito il gioco, potete spedire il vostro topic, il vostro argomento, insomma, la vostra relazione finale, e poi ci saranno dei commenti da parte di altre persone. And then you have to, and then you give other people feedback, and you have to get them to accept your feedback, E poi invece right? sarete voi a dare il vostro feedback al lavoro di altre persone e fare in modo che essi siano in grado di accettare anche il vostro feedback. Ah, ok. E anche questo è molto simile quando voi potete dare dei suggerimenti a qualcuno e quindi c'è uno scambio reciproco di queste cose. Yeah, I was just going to Beh, so. ask
LinkedIn. Sì, la differenza tra questo gioco e gli altri è proprio che voi qui dovete guadagnare i props, cioè qui con tutti i giochi e LinkedIn è proprio che dovete guadagnare i vostri giochi, dovete dimostrare di essere in grado di poter gestire e quindi questi giochi e di poterli poi assegnare, quindi deve essere un guadagno. So the idea is we're doing light gamification to support reciprocity. Quindi noi in questo caso faremo una ludicizzazione per supportare la reciprocità. Yeah. Sì, noi l'abbiamo trovato come termine ludicizzazione, poi se volete lo lascio gamification. Però abbiamo preso il concetto del gioco e lo abbiamo applicato in altri ambienti, quindi da ora in poi lascio la parola gamification, che però come traduzione è ludicizzazione o lo lasciamo gamification. And so part of the idea in gamification, actually this is better, is we're not simply trying to reward and give you status, but we're giving you an opportunity to connect with others, to create goals that are long term, to give feedback to peers who need it in their placement. So what's important there is once I learn the construct in the game through playing, that becomes part of my identity online. So my gameplay gets brought into my profile, and then I'm supposed to go out in the community and find examples of what I just learned and share with my peers how I am struggling to give feedback to kids if I'm a teacher. Ok, quindi in realtà quello che noi cerchiamo di fare, che cos'è la gamification, è che noi cerchiamo di creare dei ponti, delle connessioni con gli altri affinché si possano raggiungere degli obiettivi a lungo termine. In questa maniera si potrà avere un feedback anche tra gli studenti e io potrò costruire un contesto in cui acquisirò un'identità online e quindi mi inserirò in un contesto molto più ampio, dove ci sarà il mio profilo che io condividerò con la comunità e condividerò anche con gli altri studenti, in modo tale da avere un feedback che sia valido per gli studenti stessi. Let me see a good one. So you see, teachers are sharing in their school examples of these ideas, and then peers are coming and giving them feedback about how their post related to their placement. So the idea is the conversation that I learned in the safe place where I could fail in a game is being able to continue online. Does that make sense? And then the assignment is just as concerned with me giving feedback in the real world as it is to completing game activities. Ok, quindi che cosa succede? Che gli insegnanti possono condividere a scuola un esempio di idee e saranno gli studenti a dare un feedback. Quindi l'idea, in realtà, la nostra idea si basa sul fatto che ci sia una conversazione generale svolta in un luogo sicuro, dove anche gli sbagli siano effettuati in maniera sicura e che questa conversazione possa continuare online, ma anche fuori. Quindi il vero e proprio compito è quello di avere un feedback e di svolgere il proprio compito non solo all'interno del mondo del gioco, ma anche poi fuori dal gioco, nel mondo reale. And that was the case with the pre-service teachers,
the students who are learning to become teachers. So that helps them in bridging between the university coursework and their field placement in the schools where they're observing and starting to teach. E questo è proprio il caso degli insegnanti tirocinanti, ai quali viene data la possibilità di costruire un ponte tra il corso universitario e il vero e proprio campo di lavoro dove osserveranno ed entreranno in azione con gli studenti. And what I'm about to talk about here is exactly that program. Nice segue. E quindi vi parlerò adesso di questo programma. Okay. And it is called Quest to Teach. Infatti si chiama Quest to Teach. Oh gosh, I nearly stepped on that again. Careful. Okay. Is my microphone okay? Va bene il microfono? I'm okay. I just put it on, so it's not my specialty. So I am the director of a program called Quest to Teach, which is at the Center for Games and Impact, which Sasha is the director of that center. And so one of the programs within the center is this specific program geared to creating games for teacher training. Okay. Io sono il direttore del Quest to Teachers, nel centro di Games and Impact, di cui Sasha è il direttore, e in particolare mi occupo proprio della creazione di giochi pedagogici proprio per consentire il tirocinio degli insegnanti e la loro formazione. So we have been creating games for students in the schools for 12-13 years. Go ahead. Ok, noi abbiamo creato dei giochi per gli studenti dai 12 ai 14 anni. And we noticed that the teachers needed support in how to teach with games. E abbiamo notato che sono gli insegnanti ad aver bisogno di supporto per imparare come insegnare questi giochi agli studenti. And in fact, many of the teachers in the field are very traditional in their mentality and in their pedagogies. Infatti la maggior parte degli insegnanti hanno un approccio molto tradizionale, classico. And so to break that cycle, we decided it would be best to train teachers in these methodologies and pedagogies at the university when they are undergraduates. E quindi abbiamo pensato che per rompere questo circolo vizioso sarebbe stato meglio insegnare agli insegnanti una nuova pedagogia sin dall'università. So game infused learning, it's not just about games, but it's also about gamification and other experiences that happen around the games, an entire curriculum. Quindi game infused learning, cioè l'apprendimento basato sui giochi, non si basa semplicemente sul gioco di per sé, ma coinvolge una sfera esperienziale molto più ampia. And you'll often see simulations and 3D worlds used in medicine and law and many other professions, but teaching is particularly well suited for this kind of digital learning. Esistono effettivamente dei programmi di simulazione in 3D nei campi della medicina, della giurisprudenza, in altri ambiti professionali. Tuttavia, ritengo che l'insegnamento sia perfettamente adeguato per questo tipo di proposta di apprendimento digitale. Because if you are a teacher or if you work in education, you're aware that at the university you study theory. But in the classroom, you need to practice. Where do you get the practice? In the classroom. But do you want your doctor showing up to give you a surgery without ever practicing? No, you need him to practice before he gets to the surgery. And we also need our teachers to practice before they show up to the classroom. Infatti, ritengo che
Tutti coloro che sono insegnanti o che comunque lavorano nel campo della formazione sanno bene che all'università si studia la teoria, ma poi in classe che tale teoria viene messa in pratica. Ora, chiediamoci pure, se un chirurgo deve operare qualcuno, naturalmente avrà bisogno di fare pratica prima, così anche l'insegnante, prima di entrare in classe, avrà bisogno del suo periodo di pratica. So what we do with these games is similar to the student games we talked about this morning, is the games allow the students, in this case, students learning to be teachers, to take on the role of a professional educator and begin to shift their identity from student to teacher. Quindi in questi giochi che vi ho mostrato c'è una notevole somiglianza con i giochi per gli studenti che abbiamo analizzato in precedenza. In realtà che cosa si fa? Si consente agli studenti, aspiranti insegnanti, di assumere il ruolo di insegnante, quindi per la prima volta sperimentano questo cambiamento di ruolo da studente a insegnante. Ecco. And by doing this they can experience the nuances and the complexities of what it means to teach, because it's a very unique profession. In tal modo i nostri studenti possono fare esperienza della complessità e delle sfumature sottili che esistono nell'essere insegnante, che è una professione veramente unica. They can also see the consequences of their decisions when they are teaching in this virtual world, and they can fail but then make changes and succeed. They fail safely, then make changes and succeed. E in tal modo possono anche osservare le conseguenze delle decisioni prese in un mondo virtuale. Quindi possono anche fare degli sbagli, in sicurezza però, perché si tratta di un mondo virtuale, e possono al tempo stesso fare dei cambiamenti e avere successo in questo mondo. And so in this way they can gain fluency before they ever arrive in the classroom. In tal modo possono acquisire proprio una fluency prima di entrare praticamente in classe. This is on my earring. So we began 18 months ago, we had none of these games for teachers, and now we have created a suite. Noi abbiamo iniziato 18 mesi fa, quando non c'era assolutamente nessun tipo di gioco, invece adesso ne abbiamo una pletora. E questi sono i primi giochi che vengono veramente utilizzati nel tirocinio degli insegnanti o degli studenti aspiranti insegnanti. And to give you an idea of some of the subjects, they include professionalism, which deals with soft skills and communications to be a professional. E giusto qualche esempio, diciamo gli argomenti che vengono affrontati all'interno di questi giochi riguardano la professionalità dell'insegnante, quindi soprattutto le competenze di tipo comunicativo. That's pursuit of professionalism. And then the next game, On the Right Track, that is a game around literacy and how student conference, how you can conference with your students around persuasive writing. Dopo la ricerca di professionalità abbiamo On the Right Track, che sarebbe cioè come si può interagire, comunicare con i propri studenti affinché possano produrre un testo persuasivo. And give advice personally, one-on-one. E quindi possano reciprocamente consultarsi. And then the next one is data-driven decision making and what you can do to collect information about how you're doing with your practice, how your students are doing in their performance, and all kinds of information that you need for personal feedback as, to grow as a teacher. E invece nel terzo punto abbiamo cioè le decisioni prese sulla base dei dati, cioè come puoi raccogliere informazioni sulla maniera in cui stai svolgendo il tuo lavoro, sulla maniera in cui gli studenti svolgono il loro lavoro e su tutti i tipi di informazione che possono essere necessari per un buon feedback. And then these last two are currently in production.
The project planner is like a lesson plan, a lesson planner, except it's larger, it's a full project, and it's using project-based learning where students create projects, not just listening, but they're actively engaged in projects. E l'ultimo è ancora in progress, si tratta della produzione, è una sorta di progettista di una unità di lezione, cioè di una lesson plan, ma su un campo molto più vasto che riguarda l'apprendimento, cioè sono gli studenti a produrre un progetto di apprendimento. And finally we are talking with Intel, the computer company, to create a series of games based on their existing curricula. They already train teachers, but they're online and they're not used very much. We're creating those into something more interactive and immersive. Okay. Around digital learning. Mm. E poi abbiamo appunto un lavoro con la promessa dell'apprendimento digitale con Intel, la società Intel, cioè una serie di giochi che si basino sui curricula degli insegnanti che già esistono, ma che possono diventare più attivi e più, insomma, entrare più in relazione. So let me quickly go through some of the things we have to consider and how we make these games. For teachers. Allora, quali sono gli elementi fondamentali da considerare e come poi noi possiamo utilizzare questi giochi? It's a combination of three areas of expertise. Si tratta di una combinazione di tre aree di competenza. There are content area experts, that is, for the literacy game we had literacy scholars. E si tratta di esperti per aree di competenza, quindi per esempio per i giochi che riguardano l'alfabetizzazione abbiamo degli esperti in alfabetizzazione. Professors in that type. Mm. We also have game designers who are in the entertainment industry who create professional entertainment games. E poi abbiamo i progettisti dei giochi, che sono quelli che lavorano già nell'industria della progettazione del gioco e che sono dei professionisti. And they actually, we have a group that we have at our university who we have a partnership. And so we have a full game design studio with whom we're in partnership. E del resto noi già lavoriamo con un gruppo di progettisti di videogiochi, abbiamo un partenariato con l'università, quindi c'è un gruppo ben consolidato col quale si lavora in maniera affiatata. And then we have learning scientists such as Sasha and I. Because the learning scientist needs to bridge between the content and the game to provide the structures needed to bring those together. E infine abbiamo gli esperti dell'apprendimento come me e Sasha. Sono coloro che gettano dei ponti tra i contenuti e i giochi e che realizzano quelle strutture ponte tra questi due elementi. Because we found that the content area people know they can do a good lesson. And the game people can do a good game, but it's hard to get those together. Noi sappiamo bene che si possono fare, da un punto di vista del contenuto, delle buone lezioni, ma anche dei buoni giochi, però dobbiamo metterli insieme. So, considerations for designing. First, who is the audience? When we want to make a new game, we think, who is this game for? And in this case, pre-service teachers. Quindi il primo elemento della progettazione è la seguente domanda: a chi ci rivolgiamo? In questo caso ci rivolgiamo a degli insegnanti tirocinanti. And then next, what are the skills? What is the subject we want them to engage in and practice and learn skills? E la seconda domanda è: quali saranno le abilità? Cioè, quali sono i contenuti che devono essere appresi e quali sono gli standard che devono essere raggiunti? Next is what is the context for authentic practice. So if we want to train teachers, students to be teachers in the field, in what context do they need to, for example, student conference? E l'altro elemento è il contesto per la pratica. Quindi se noi vogliamo che questi studenti facciano pratica, studenti insegnanti naturalmente, dobbiamo chiederci in quale contesto questo deve avvenire. So basically, what happens in the schools? What do we need to prepare them for? What are they going to find in the schools they need to know how to do? Quindi, sostanzialmente, che cosa accade nelle scuole? A che cosa dobbiamo prepararli? Che cosa andrà a succedere? And then next is the narrative. When that happens in the school, what's a good story? Just like a good book, you want a good narrative for a game. Because that way you bring the player in and they enjoy it. They get lost in the game. They get lost in the story. In a good way.
E l'altro punto importante è quale sarà la storia, quale sarà la narrazione e come si fa a decidere se ci troviamo davanti a una buona storia, una bella storia, a un bel gioco in cui i giocatori possono essere completamente coinvolti, tanto da perdersi proprio nella storia e nel gioco. Also, what is the curriculum? What is it that we need them to learn? And within that university course, because our games are within university courses, so what will that replace? We don't want to add more work, so we want it to take on a good place in that existing class. E infine dobbiamo porci la domanda, quali saranno i contenuti curriculari, cioè che cosa devono andare ad imparare? Ci rivolgiamo cioè a un corso universitario, che cosa dovremmo andare a sostituire, non ad aggiungere, non dobbiamo aggiungere ulteriori contenuti, dobbiamo semplicemente attenerci a quello che già c'è. And then also how can we bridge that experience in the game to their real lives? And we have found the best way to do that is with the network which Sasha explained. E infine, come gettare dei ponti tra l'esperienza e il gioco, e tra il gioco e la vita reale. E la soluzione migliore è sicuramente quel network di cui Sasha ha parlato. And then also, what are our research questions during the implementation? Because we always want to gather research about how learning happens in these games. E infine, non dimentichiamo quale deve essere la implementazione della ricerca, perché anche noi dobbiamo capire come fare a implementare questa ricerca e come migliorare la ricerca. Dobbiamo parlare dei diversi tipi di ricerca. I'll give you some research. So we have so this is what our games now look like. All of the games are now connected to the larger Big G network. Ok, questi sono i giochi, così come si presentano oggi. Tutti quanti sono collegati a una rete con la G maiuscola, la Big G. And the network is the heart of the gaming program. E questo network è proprio il cuore di tutto il programma del gioco. Did you So, because of time, we didn't go through a long description of small G versus Big G, but a lot of you had that two-page handout. I mentioned it briefly too. So, yeah, right, but we didn't go into detail. Yeah. There are many ways that you can support conversations, engagement around the game. The important point for today is to think about both the game and the infrastructure that will get people talking and extending the game. And what we hope to do... Oh, I'm sorry. Go ahead. No, it's okay. Ora, oggi non abbiamo avuto abbastanza tempo, sufficiente tempo per descrivere in dettaglio la differenza tra i giochi con la G maiuscola, cioè i Big G, e i giochi con la G minuscola, cioè quelli limitati, quelli con la piccola, con la G piccola o la G minuscola. Tuttavia vi abbiamo lasciato dei fogli che sono a vostra disposizione, che potrete consultare. Del resto ci sono molte maniere per sostenere l'impegno, la conversazione sui giochi. Quello che veramente ci interessa focalizzare è l'importanza di una rete molto vasta, di una rete molto grande, nella quale gli studenti possano parlare e nella quale gli studenti possano poi estendere il gioco. One thing, when we started, we were doing the games, and then Anna came. We want first to connect people to the identity of being someone who gives students good feedback, of being a professional, of using data. Then, from the network, they can go in and play the games to evolve that identity. But first, we want them to buy into why the game is here, not after. So order is important here. Ok, è molto importante precisare l'ordine. Quando abbiamo iniziato a formulare e lavorare questi giochi, a un certo punto ci siamo fermati. No, non è così, non va bene così. La cosa più importante è collegare le persone
ha una identità, un'identità che deve essere quella dell'insegnante che dà il feedback, della persona che usa i dati, cioè di una serie di persone che svolgono delle cose. E la cosa più importante è proprio l'interconnessione all'interno di questa rete. All'interno di questa rete si deve sviluppare l'identità. Quindi il punto di partenza sarà capire perché cominciamo questo gioco e poi si arriva al gioco. And so when I showed the network to whichever group, I did it after, but that was wrong. Normally show it first. Quindi l'ordine in cui vi ho presentato le cose era sbagliato, perché io vi ho presentato il network dopo. In realtà no, il nostro punto di partenza è il network. È importante, ha detto prima, l'ordine di presentazione di idee. And also this network serves semester after semester after semester to grow their identity as they continue to play games and continue to be progressing towards being a teacher. E questo ordine è molto importante perché si sviluppa semestre dopo semestre e in maniera direttamente proporzionale si sviluppa l'identità dello studente docente, il quale continua a giocare e a evolversi quindi. We also are offering a multi-user 3D hub similar to Second Life but with activities embedded within it, so any time of day the students can go in, they can see each other, they can chat, they can work on projects together in a virtual environment that's not a game, but just an open environment. Quindi parliamo di un ambiente aperto, che non è semplicemente un gioco, e che è questo hub tridimensionale multiutente, che è sempre aperto e in cui i nostri studenti possono svolgere delle attività, possono chattare, possono scambiare progetti, tutto in un mondo virtuale. And they can also go there to access information. They can enter their network, they can enter the games. There's a library where they can gather information that they need for their assignments. So it becomes a center of information and as well as their identity. E quindi diventa un centro di informazioni, un centro di identità, perché possono avere accesso alle informazioni, possono avere accesso anche alla biblioteca da cui attingere una serie di informazioni da cui hanno bisogno. Quindi si tratta di un vero e proprio spazio aperto. So I know some of people who are watching online and in the other room have not had a chance to play the game. I'm briefly going to show some images just so you can see what the teacher games look like. First you enter and you make your avatar to look like yourself. E alcune delle persone che ci stanno guardando in streaming in questo momento non hanno avuto la possibilità di giocare come gli studenti che erano qui presenti. Quindi prima di tutto farò una breve presentazione del gioco. La prima cosa da fare è costruire il proprio avatar. There's usually a problem. This is the professionalism game. In this game, you have a difference of opinion with your supervising teacher, with your mentor. And you have to decide how to resolve that in a professional way. In questo gioco, poiché si tratta di un gioco basato sulla professionalità, c'è una divergenza di opinione tra il giocatore e il suo supervisore, il suo mentor. E quindi spetta al giocatore trovare la soluzione a questa situazione di divergenza. She wants you to teach one way, which is very old, traditional, and you teach a different way. Infatti il supervisore ha una concezione tradizionale dell'insegnamento e voi in qualità di giocatori ne avete un'altra molto innovativa. In addition there's also mentoring from fantastical creatures that happen just in time. Right when you need the information you learn about that, so it has more meaning to you because it's in context. E poi c'è una supervisione, un mentoring da parte di creature fantastiche che intervengono in tempo reale e questo rende più interessante il gioco per il giocatore. And it's more useful because it's right when you need it, so it makes sense to you why it's important. E poi anche molto più utile perché arriva giusto al momento opportuno quando ne avete bisogno. There's also roommates. You live with other teachers and you can complain to them. You can ask for advice from them.
You also have computers at home where you can do your work. You can get a cup of coffee or go to the bar. E poi c'è anche una zona ludica, una zona dove potete lamentarvi con gli altri insegnanti, chiedere consiglio, utilizzare il computer a casa, prendere una tazza di caffè, semplicemente trascorrere così il tempo. And then you go to school and you have other teachers. Some of these teachers are saying bad things about your supervisor and you need to decide what is your reaction and how can you speak in a professional way. E poi andate a scuola e vi può capitare di incontrare dei colleghi che parlano molto male del vostro supervisore e voi dovete decidere quale atteggiamento assumere, cioè quale atteggiamento sarà più professionale per voi. There's also consequences for your decisions. For example, this is a student in the virtual world, and if you decided to get up that day and wear something that was inappropriate and perhaps something you'd wear out to a club, the student will say to you, you don't look very much like a teacher. E poi ci sono anche dei problemi, per esempio ci sono le conseguenze delle vostre decisioni che possono essere problematiche. Questo è uno studente nel mondo virtuale e ci può essere anche qualcosa di inappropriato che avete fatto, perché infatti lo studente in questo caso si lamenta. No? Yes, dice che ha trascorso troppo tempo a chiacchierare, no, girare per You didn't make copies. You didn't make enough copies, so the student is upset. Allora, l'insegnante non aveva fatto copie a sufficienza da distribuire agli studenti e quindi in questo caso lo studente sta esprimendo le sue lamentele. And if you dress in a way that is vulgar, your students will comment as well. E anche se siete vestiti in maniera un po' sconcia, un po' osé, ci saranno i commenti da parte degli studenti. Finally, you actually do activities where you're responding to students in class. Quindi ci sono delle attività in cui state rispondendo agli studenti della vostra classe. You're teaching. E quindi siete voi che state insegnando. This student has asked your help and you respond. E poi delle attività in cui è lo studente che chiede aiuto e voi siete chiamati a rispondere. But certain responses are not available, like this one, because you did not prepare adequately. Ma alcune risposte non sono disponibili perché non vi siete adeguatamente preparati. And then at the end you get immediate feedback as to how you did, if you, where you succeeded and where you were not successful. E alla fine avete un feedback immediato sul vostro comportamento, cioè se avete fatto bene oppure no. To quickly go ahead here, I'm just going to show you an image of, this is the diving into data. Questo, molto velocemente, vi darò delle immagini, questo per esempio riguarda l'esplorazione dei dati. And where you make sense of why you're having such chaos in the classroom. You enter the classroom and there's chaos. Per esempio, lì vi spiega per quale motivo siete entrati in classe, c'era una situazione di gran confusione. On the right track is again the literacy game. Anche questo è un gioco sulla alfabetizzazione, insomma, sulla scrittura. This one is still under design. Anche questo è in progress. Just to finish up, I wanted to tell you some of the results that we're hearing from our students. Vorrei comunque, prima di terminare la mia esposizione, raccontarvi alcuni dei feedback, dei risultati che abbiamo avuto dalla nostra ricerca con gli studenti. In a comparison study we found that both students in a professionalism game and in a normal class did well learning concepts of professionalism. However, the regular class said that they learned a lot about professionalism and they became aware of professionalism. Okay, you can go on if you like. Vorrei presentarvi anche i risultati ottenuti da uno studio comparativo con due classi. Una classe, entrambe le classi, premetto, hanno fatto degli studi sulla professionalità del docente. Una però in maniera tradizionale e l'altra usando i giochi. Entrambi hanno imparato correttamente i contenuti, però quelli delle classi tradizionali hanno detto che hanno imparato molto sull'argomento e che si sentono più consapevoli. So the game class,
the difference is that they felt, in the game experience, you can see some of the quotes here, they felt that they gained skills and language. So instead of learning generally about professionalism as passive observer, they felt they learned the skills and the language and a first-person protagonist of how to be professional. La differenza è che invece le classi che hanno studiato attraverso i giochi hanno acquisito, così riportano, competenze e linguaggio. Quindi non sono stati degli osservatori passivi che hanno imparato i concetti generali sulla professionalità. No, gli studenti hanno riportato in prima persona di essere stati protagonisti attivi e aver acquisito competenze e linguaggio. And this is similar to that. They basically said that they don't know how, this is a quote from a student who said, I don't feel comfortable with how to say these things if there's a conflict. And this game gave me the language of how I could approach these things. Uno degli studenti, infatti, ha riferito che veramente aveva delle difficoltà da un punto di vista linguistico a sapere come affrontare un conflitto tipo quello mostrato nel gioco virtuale. E invece, grazie al gioco, ha acquisito il linguaggio per affrontare questa situazione. It also helped them shift their identity from a student to a teacher. Because many of them still feel like a student. They're at the university, they're students. But this helped them start to see themselves as a professional for the first time. And the student actually said, I can see myself now as in the professional world. E un altro vantaggio è stato che il gioco ha aiutato gli studenti a cambiare la percezione della loro identità da studenti a insegnanti. Per la prima volta essi, che si sentono studenti, perché in realtà vanno all'università, quindi sono ancora degli studenti, hanno visto loro stessi come professionisti per la prima volta e quindi si sono proiettati nel mondo del lavoro come professionisti. So basically what we've learned is we've gone from small g to big G. Quindi quello che abbiamo imparato è dal fatto di andare dai giochi con la G minuscola ai giochi con la G maiuscola, cioè il network in pratica. And from one experience to a full journey. Mm-hmm. Quindi da un'esperienza limitata a un vero e proprio viaggio. And from one research project to a whole program. E da un singolo progetto di ricerca a un programma vasto e commerciabile. And now our next goal is going from a network to a consortium, which is where we hope to invite our friends in Italy and our friends, we also have made friends with teacher preparation programs in Ireland and Denmark to join us online in these networks and in playing these games. So we welcome you. E il nostro prossimo obiettivo è di passare da un network a un vero e proprio consorzio prestigioso in cui siamo ben lieti di invitare l'Italia e abbiamo già dei rapporti con il programma di preparazione per gli insegnanti in Irlanda e in Danimarca, quindi siamo molto felici di essere qui e di coinvolgere gli italiani. Grazie. Domande? Ci sono domande? Thank you for spending the day with us. Grazie per aver trascorso la giornata con noi e per averci dato anche degli spunti interessanti. So I know it's late in the evening, and if later in the week or when you're meeting with Anna and Calabria, if you have other ideas or thoughts, please share them, and we would love to learn from you. So che tardi, però durante la settimana potrete anche condividere le vostre idee, insomma i vostri spunti di riflessione con Anna, e poi potremo rivederli sempre in rete. And we hope to see you in the network. E speriamo vivamente di incontrarvi sul network. Io volevo fare una domanda, se posso. Sì, io ho notato insomma che nella progettazione
Particolare attenzione viene posta sulla lettura, sulla scrittura, quindi il gioco coinvolge anche le attività, diciamo, più classiche, tra virgolette, didattiche, di leggere e scrivere, no? Mi chiedevo, per quanto riguarda la scrittura, il prodotto finale è del singolo alunno, quindi non c'è la possibilità di un testo, per esempio un wiki, un testo collaborativo? Sì, no, da valutare? Quello è quello che succede quando esci dal gioco, cioè non deve succedere nel proprio gioco. Nel gioco, però ogni gioco viene con tutto un curriculum attorno che va con l'insegnante, c'è qualcosa prima di entrare nel gioco, anche mentre ogni giorno alla fine delle classi tutti parlano in discussione, poi alla fine c'è un progetto che si fa fuori dal gioco e quello abbiamo scritto noi sì qualche idea, ma anche l'insegnante può decidere quello sarebbe meglio per il suo gruppo personalizzato. Also the goal of that particular game is that teachers will start sharing how they're moving students in blogs, in games, in other forms of literacy, and they would be uploading their stories that would become part of what you could play through as you experience the game. L'obiettivo è anche che gli insegnanti comincino a fare in modo che i loro studenti condividano le esperienze sui blog, sui giochi, su insomma vari modi di fare proprio scrittura, lettura, certa utilizzazione, e che quindi poi queste storie vengano caricate su questi programmi ed entrino sempre in rete. Quindi sempre l'obiettivo dell'insegnante è sempre quello di mettere tutto in rete. E infatti nel gioco On the Right Track per la Diligency comincia con un paragrafo scritto di un studente che sarebbe quello tipico di persuasive writing, tipo paragrafi, cinque paragrafi che comincia a questo punto fino a questo punto. Però il secondo studente arriva con un blog e il terzo arriva con un video. Vogliamo dire, guarda, che ci sono altri tipi, diversi tipi di literacy e dobbiamo capire come li evaluare, come valutare. Quindi con questi giochi possiamo anche introdurre nuovi metodi di quello che sarebbe accettabile. C'è una particolare ragione per cui non avete usato l'audio, il suono? Sì, perché quando siamo tutti quanti insieme diventa un po'... Ah, quindi è per questo? No, è per ogni classe all'università usiamo sempre tutti quanti insieme così. Però ci mostrano quando è il scenario, per usare l'audio. So basically, it's too noisy if you have people that way, and if you have the earphones, no one's talking, and we want it to be collaborative. You need interaction. But there are other reasons. Go ahead. Yes. Okay. But that's a big one. That's a big one. We found when we put sound in here, and no one interacts. The people just do this. They just do this with earphones. With the earphones, they just okay. It's also very expensive to add good sound, good voice. It's expensive. So what we're thinking to do next is to add sounds, but not the talking. So you may hear the computer, or you might hear a little music, or you may hear a click, but not the talking because it's a little. Yes. But that way it gives some sense of depth. Yeah. And it depends on the ecosystem. You know, it depends on where you're using them. For homeschooling, it would be nice to have an option. For in the classes, when we put it in, it made the download bigger, it took longer, and the teachers didn't support the conversation. La presenza del suono, infatti, è di ostacolo innanzitutto all'interazione con gli studenti, perché se lo studente mette le cuffie, se tutti mettono le cuffie, non interagiscono. Se invece non mettono le cuffie, l'ambiente diventa troppo rumoroso. E ecco perché è stato scelto di mettere il suono. Un'altra ragione è che per avere un buon suono bisogna spendere di più, quindi è costoso. Quindi si pensa nel futuro di aggiungere non tanto le conversazioni quanto dei suoni, piacevoli, cioè della musica, in modo da dare un senso di profondità allo stesso videogioco.
Dipende anche da dove si usa, perché se lo si usa in un contesto casa, in un contesto con poche persone, è più facile utilizzare il suono. Se lo si usa invece nelle classi, il download diventa più pesante, diventa anche più pesante la gestione del suono stesso. That last thing, we showed you one genre of game, adventure game, but we showed you different content areas, all in the same genre. So we saw middle school, we saw science, language arts, we saw teacher. We could have shown you different genres of games as well, but we decided since there was already diversity, we'd pick one. What genre you use is going to be dependent on budget, access, and your theory of change. If you think going into a world and experiencing something new is part of your theory of change, rock on. If you don't, maybe there's a better genre of game for your learning. Yes. Ok, noi abbiamo scelto per voi un genre, cioè un genere di videogioco, e in particolare quello dell'avventura, che abbiamo riempito di contenuti estremamente diversi, quindi abbiamo mostrato voi dei giochi adatti a degli studenti, a degli insegnanti, dei giochi di avventura, ma sempre riferiti a questo genre, cioè a questo genere proprio estremamente diversificato, sempre dell'avventura. Abbiamo deciso di sceglierne uno. Però la vostra scelta del genere di gioco, cioè della tipologia, dipende da molti fattori. Può dipendere dal budget, può dipendere dall'accesso, può dipendere anche dalla teoria del cambiamento che voi avete. Ora, se voi ritenete che la teoria del cambiamento che più vi è consona sia quella del genere d'avventura, bene, scegliete quello. Quindi questa dipende dalla vostra scelta. Finì? He's speaking Latin. I thought people would click their head. I don't want to get to. Yeah, if you have any other questions, please stay. You can stay in Italian if you have other questions. Ma io volevo qualche altra informazione, magari domani, tanto ci sarà la allora in classe come si svolge? Perché ho sentito problemi di suono, ma se ogni alunno ha il suo gioco, cioè il one on one, cioè un alunno, un computer, come funziona? Due? Due alunni in computer, quindi mi chiedevo l'utilizzo delle cuffie, quindi il suono che dicevamo prima, non è previsto il suono, ma non è che cioè il gioco si svolge con tutta la classe, no, ogni alunno sceglie il proprio avatar, quindi fa le proprie scelte, quindi è singolo. Quando giochino nelle classi mettiamo in coppie, perché così abbiamo una maniera dove tutti e due gli avatar hanno, they make progress. Si sviluppano. L'identità dell'avatar progredisce nel gioco. Quindi giocano insieme due persone, no? Due persone. Ma solo con un avatar. Quando vanno a casa, tutti e due, a diverse case, quando entrano al gioco da casa, l'avatar di loro, di ogni persona, è a quel stesso punto, perché hanno giocato insieme. Quindi il computer sa che questi due giocano insieme, quando entrano al gioco di nuovo da casa, a quel punto tutti e due sono arrivati a quel punto del gioco, non solo quell'avatar che hanno usato nella classe. Così due persone possono giocare insieme, ma tutti e due fanno progresso. Ok. Sì, è stato un problema complicato, infatti. Avevo pensato, ma come possiamo fare questo? She was wondering how we prepared accounts. Did you go through it? I did a great job. Yeah. Yeah. No? I said, what they say to each other, really. It's a personal conversation. Thank you.
try to minimize the value of the lecture.